Prima di cominciare questo spettacolo, un giovane ragazzo che il giorno dei lavoratori, peccato che non sia nato qui, il 1 maggio a Milano o Arcore, è nato a Chicago. E quindi vorrei dedicare questo spettacolo a tutti i lavoratori. Certe altre volte sono andato a Roma, a San Giovanni, dicevano che c'erano un milione di persone, ma secondo me di un milione di persone c'erano almeno 800.000 pirla, perché gente che non sapeva assolutamente di cosa si trattasse, non sanno assolutamente cosa vuol dire il lavoro, il 1 maggio dei lavoratori, quindi erano venuti lì per la batteria, anzi quelli se l'hanno portata e suonavano la batteria. Il 1 maggio c'era un giorno che suonava la batteria, no? Sì, e io non sono più andato. In questo giorno che riguarda però il lavoro, dei ragazzi mi hanno pregato di parlare di loro. Cioè è un giorno che per tutti è molto felice, molto, molto solare, molto... il domani magari è il futuro, non è come dice Nancy, un buco nero in fronte al tram. E invece per molti è proprio questo, perché AllMusic ha deciso di licenziare parecchi ragazzi in misura di 29 su 37 manovrare, gente che non fa il cantante a AllMusic, che è l'altra parte di questo MTV. E allora, siccome l'azienda non tratta, non ricolloca, non vuole neanche la integrazione, ho pregato di parlare. Io non posso al massimo parlare a voi, ma sull'integrazione sono dolori. Anche con Ferrati è andato, posso parlare con le veline. Forse erano le uniche che mi darebbero retta. Nel frattempo, mentre parlavano di questa cosa qua, fingevano di sollecitare dei problemi di risorsa umana, che non so neanche che cazzo voglia dire, licenziavano 29 dipendenti, altrimenti 10 dipendenti loro se ne sono andati. Allora io ringrazio questi ragazzi che mi hanno dato l'occasione di parlare a voi. Io posso, perché sono un personaggio pubblico, poi sono pulito, mentre invece la maggior parte sono corrotti, a partire dal premio. Allora, non posso altro che avervi sensibilizzato, so che è successo in un giorno così bello, succedono delle cose così brutte. Grazie, vado a cominciare. Un applauso a loro che sono qua. Applauso al gruppo storico che va di Sergio Farina alla chitarra. Selena Baglioli alla batteria. Ha sbagliato il nome. Ah no, ecco, è un nome d'arte. Il nome vero è Stefano Baglioli, ma è uguale, è un'onomatopeica. Stefano Gavioli, io sono Stefano Gavioli. Duo artistico, trovato da Daniele Moretto alla tromba, da Tricorno. Manlio Cavezzali allo strumento di mio. È molto bello, un applauso perché ha appena avuto un figlio. Grazie. Verrà licenziato subito. La prima accademia che lo licenzi. Il poeta del basso che si chiama Marco Ricci. Marco Ricci. Avete ascoltato le gesta ritmiche e melodiche di questo ragazzo. Adesso si appresta a rovinarmi lo spettacolo, però io più o meno ce la faccio.